siamo grati, siamo orgogliosi della sua presenza, della sua visita. Il personale schierato qua di fronte a lei costituisce il cuore pulsante della operatività della Forza Armata. Operativa, lontana dai riflettori, ma dove veramente si fa la differenza con un'esigenza importante e moderna che si sta sviluppando. La sicurezza nazionale, noi lo sappiamo bene, è tutelata nel quadro dell'Alleanza Atlantica e in questo contesto, in questo ambito, lo spazio è sempre più al centro del confronto geopolitico, al confronto tra le maggiori potenze mondiali, e credo che il nostro Paese, grazie alla sua capacità di disporre di un'ampia gamma di applicazioni in ambito civile e militare, credo che il nostro Paese possa essere protagonista di questo confronto. Se l'Italia continua a giocare oggi un ruolo da protagonista a livello internazionale è anche grazie ai livelli di eccellenza espressi da reparti come il vostro, ogni giorno, presidiando la sovranità militare e tecnologica del nostro Paese. Credo che questo comando operativo, che è cuore e cervello insieme delle capacità che sono espresse dall'aeronautica, credo che questo comando operativo sia uno degli esempi più evidenti della continua ricerca di essere all'avanguardia tecnologica, organizzativa ed operativo. A tutti voi voglio innanzitutto esprimere la riconoscenza e il ringraziamento del governo, degli italiani e mio personale per l'opera importantissima che svolgete quotidianamente in un ambito così delicato per la difesa e per il Paese.